Come differenziare una moneta vera in oro da una falsa? Ci servono due attrezzi, il calibro e una bilancia come quella. Il calibro per prendere esattamente il diametro della moneta e lo spessore. La bilancia ovviamente per il peso. Come ben sappiamo, l'oro ha un peso specifico ben definito che è di 19,25 kg al decimetro cubo. Quindi, se ci sono delle repliche nel mercato, sono fatte in altri materiali, l'acciaio, argento, e ovviamente i pesi specifici sono diversi, quindi per ottenere le stesse caratteristiche è praticamente impossibile. Però il peso da 20 misura 27,50 mm di diametro e di spessore 2,03 mm e non si può sgarrare, quello è. Il peso è di 16,66 grammi di oro. Ovviamente se c'è un milligrammo in meno, un milligrammo in più, non è un problema, perché ovviamente l'oro subisce un po' di usura, quindi ci può stare il milligrammo di differenza. L'ultima verifica da fare, che è un po' più preistorica, diciamolo così, è quella del suono. Ovviamente se fosse stato in metallo, il rumore sarebbe stato ben diverso.